Una scuola per Pieve Torina, il presidente Mastro Vincenzo alla presentazione del progetto di solidarietà promosso da imprese, amministrazioni comunali e privati. No al CETA, il Consiglio regionale approva una risoluzione unanime contraria all'accordo commerciale tra Unione Europea e Canada. A rischio il sistema agroalimentare marchigiano. Gianluca Busilacchi lascia il gruppo assembleare del Partito Democratico e aderisce ad Articolo 1 MDP. Nuovo capogruppo Fabio Urbinati. Gli studenti di Pieve Torina, uno dei comuni più danneggiati dal terremoto, a settembre avranno una nuova scuola. Il presidente Mastro Vincenzo è intervenuto alla presentazione del progetto, nato da una raccolta fondi solidale tra imprese private, associazioni e amministrazioni locali. La scuola, un plesso di 1280 metri quadri, ospiterà 120 studenti e sarà pronta per l'inizio dell'anno scolastico. Si creerà una scuola a Pieve Torina e la scuola è alla base di una rinascita della comunità. E lo stesso criterio cerchiamo di usarlo noi come Consiglio regionale, il fare squadra è importante. Lo abbiamo detto e ripetuto in aula più volte, approvando anche una risoluzione che impegna la Giunta regionale a sottoscrivere presto un patto per lo sviluppo, per la rinascita di questi territori. Ecco, io credo che oggi sia stata un'iniziativa esemplare per dimostrare che lavorando insieme si possono veramente muovere passi importanti per il rilancio di questo territorio. È nata questa volontà tutti insieme a Paradisi, Box Marche, di riuscire a garantire un futuro ai ragazzi di Pieve Torina. Ecco, la scuola come strumento di ripartenza in funzione della rinascita della comunità. Noi abbiamo puntato, così come le istituzioni ai più alti livelli ci hanno detto di fare, sulla ricostruzione partendo dai più piccoli. Chiedere al Parlamento italiano di sospendere l'iter di approvazione del trattato CETA tra Unione Europea e Canada. È l'impegno che il Consiglio regionale sollecita alla Giunta in una risoluzione approvata in aula all'unanimità. L'accordo, nella sua attuale formulazione, rischia di mettere a rischio l'agricoltura di qualità delle Marche. Il CETA è improntato proprio su uno schema mentale completamente diverso da quello che sta facendo l'agricoltura nelle Marche negli ultimi 20 anni. Noi abbiamo investito molto sul biologico e anche sulla qualità dei terreni. Noi non usiamo più prodotti chimici da tanti anni e quindi la nostra paura è proprio questa, di essere invasi anche da prodotti che non hanno la stessa qualità dal punto di vista dell'attenzione a determinati pesticidi, per esempio. Il trattato che è stato sottoscritto tra la UE e il Canada non protegge i cittadini italiani, perché si importa dal Canada, per esempio, il grano duro che là viene essiccato con diserbanti, con trattamenti artificiali, mentre noi siamo abituati, perché il nostro territorio, la nostra nazione, produrre grano duro essiccato dal sole. E fra l'altro le Marche è la terza regione che produce grano duro nel nostro paese e sarebbe un gravissimo danno per i nostri agricoltori. Il capogruppo del Partito Democratico Gianluca Busilacchi ha ufficializzato in aula il suo passaggio ad Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista. Il consigliere, che entrerà nel gruppo misto dopo aver spiegato le ragioni della sua scelta, ha comunque confermato il sostegno alla maggioranza regionale. Nuovo presidente del gruppo PD è Fabio Urbinati, che ha finora svolto il ruolo di vice.